Buongiorno a tutta la parrocchia e a tutte le persone a cui arriverà questo video. Ci disponiamo all'ascolto della parola di Dio di martedì della seconda settimana di Quaresima. Invochiamo lo Spirito Santo, a cui affidiamo anche questa giornata. Entriamo nel nostro cuore per accogliere la parola e farla scendere in profondità. Veni, Creator Spiritus, mentis tuorum visita, in plena superna gratia, quae tu creasti pectora, qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus ignis caritas, et spiritualis unctio. Tu septiformis munere, digitus paterne dextere, tu rite promissum patris, sermone ditat scultura. Accende lumen sensibus, infunde amore cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Ostem repellas longibus, pacem que dones protinus, ductore sicte brevium, vitemus omne noxium. Per te sciamus da Patre, noscamus atque filium, teque utrius que spiritum, credamus omni tempore. Amen. In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate ed osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri e allungano le frange. Si compiacciono dei posti di onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guida.
guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo. Chi invece si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato. Accogliamo e portiamo nel cuore in questa giornata quanto ascoltato. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.